è saporita assai. La verza non è soltanto un semplice contorno. Che ne dite se oggi preparassimo un bel piatto completo? Partiamo subito dalle patate. Prima di cominciare, le ho lavate per bene, le asciugate e ora le sto tagliando a cubetti non più grandi di un centimetro. Ah, così. Tuffiamo i nostri cubetti di patate nella ciotola con l'acqua. Aggiungo il sale e do una mescolata. Lasciamo così per 15 minuti. In questo modo le nostre patate perderanno l'amido e risulteranno belle dorate in cottura. Scaldiamo un po' d'olio in padella. Profumiamo con un po' di rosmarino e uno spicchietto d'aglio. Ma nel fondo caldo possiamo aggiungere i nostri cubetti di patate che ho già scolato e sciacquato. Mescoliamo. Le lasciamo andare a fiamma bella viva con il coperchio per 5-10 minuti. Nel frattempo possiamo occuparci delle salsicce. Questa qua a Napoli si chiama cervellatina. La spello e poi ricavo dei pezzetti grandi quanto le patate. Vediamo come stanno le nostre patate. Oh! Rimuoviamo i nostri odori facendo attenzione a non scottarci. A questo punto, visto che le patate hanno assorbito tutto l'olio, ne aggiungiamo ancora un pochino. E tuffiamo i nostri pezzetti di salsiccia. Ho messo poco olio perché chiaramente la salsiccia, essendo molto grassa, rilascerà parte del suo condimento. Mescoliamo delicatamente per non sformare i pezzi di salsiccia. 5 minuti di cottura per questo meraviglioso matrimonio d'amore in cucina. È il turno della nostra bella verzona. Per questa ricetta mi servono soltanto 4 foglie. Se qualcuna si rompe un po' non è un problema, tanto verrà tutto arrotolato. Chiaramente questo può diventare un contorno, un risotto, insomma sul sito di Giallo Zafferano trovate tantissime sfiziose idee. E dopo averle sciacquate, ne immergo un paio in acqua bollente e salata. Cuociono circa 1-2 minuti, giusto il tempo di farle intenerire un po'. Scoliamo le nostre foglie di verza in acqua bella fredda, così blocchiamo la cottura. E faccio lo stesso con le altre due. Verze intiepidite, andiamo a formare i nostri involtini. Scoliamo la prima foglia, la tamponiamo un poco delicatamente, sennò si scassa. E poi sul fondo mettiamo il vattellina casera. Questo è uno dei miei formaggi preferiti. Se vi ricordano vagamente i pizzoccheri, è giusto, perché in realtà mi sono ispirato proprio a quella ricetta per questi involtini. Un po' di ripieno di salsicce e patate. E arravugliam, cioè arrotoliamo. Lo trasferisco in una pirofila che ho foderato con carta forno. Profumiamo con le foglie di salvia e visto che l'ispirazione viene dai pizzoccheri vattellinesi, manca il burro nocciola. Prepararlo è veramente molto semplice. Dobbiamo far sciogliere il burro affinché tutta la parte acquosa si separi da quella grassa e quest'ultima, la caseina, diventerà bella dorata, quasi come se fosse una nocciola. Aggiungiamo anche gli spicchi d'aglio che taglio al momento. Alziamo ma non troppo la temperatura e aspettiamo qualche minuto. Ecco, questo è il burro nocciola. Andiamo a filtrarlo. Irroriamo la superficie dei nostri involtini. Portiamo a dorare i nostri involtini di verza in forno a 240 gradi per circa 10-15 minuti. Eccoci qua. Facciamo subito l'impiattamento. Devo dire che sono proprio soddisfatto. Questi involtini di verza che stanno da piatto unico con ricordo di Valtellina mi fanno proprio impazzire. Guarda, raga, che è potente proprio. Assaggiamo. È saporita assai.